Mi hai mai tradito? Signori, signore, sono Luca Campolunghi, benvenuti in un nuovissimo video in casa Campomuzza! Allora, penso che adesso ci vedete belli, felici e sorridenti. A fine video probabilmente non ci parleremo più, perché oggi andremo a fare, signori, la macchina della verità. E quindi io e Alice ci faremo delle domande un po' scomode sulla nostra relazione. E noi metteremo la mano qui e in base ai battiti cardiaci, questa macchina dovrebbe capire se stiamo dicendo una bugia o meno. Vedremo. Comunque, allora amore, siamo in sala ed è giusto far vedere ai ragazzi la novità di questa casa. Guardate un po' che quadri mi sono arrivati. Qui abbiamo Lionel Messi che bacia la Coppa del Mondo. Qua Lewis Hamilton quando nel 2008 è diventato per la prima volta campione del mondo e qua The Doctor Valentino Rossi con la sua 46. Questi quadri li ho presi da loro, vi lascio qui il loro Instagram perché sono i numeri uno, fanno dei quadri meravigliosi. Adesso possiamo tornare al video. Pronto amore? No, non voglio. No, allora, noi l'abbiamo già fatta troppe volte stamattina, allora, non la voglio vedere. Non me ne frega un cazzo. Allora, ma allora, dalla scossa, fa male. Allora. Dai, parto io. Devi farmi una domanda. Ah, ragazzi, vi ricordo che non manca tanto ai 500.000 iscritti, perché ricordatevi che al raggiungimento porterò i Fantastici 4 in vacanza. Quindi muovetevi perché voglio andare in vacanza. Ancora prima di vedere il video, spaccate il tasto dei mi piace perché ne vedremo delle belle oggi. Vai, comincio io. Allora, partiamo con una domanda semplice per vedere se menti o no. Ti chiami Luca Campolunghi? Sì. Ok. Ma va? Mi chiamo Luca Campolunghi. Vabbè, ti sei bruciata la prima domanda così. Prego, prego, io andrò più cattivo. Vai. Al primo appuntamento, volevi essere baciata? No, sì, no. Sì, cioè, me l'hanno capito, perché volete il bacio o no? Tanto pare se ti dice di sì. Vabbè, me l'hai dato al primo appuntamento il bacio. Tu me l'hai dato. No, non te l'ho. Tu me l'hai dato, ragazzi, al primo appuntamento mi ha baciato lì. Comunque già hai iniziato a dire bugie tu. Basta, adesso vado giù pesante pure io. Io sono andato pesante. Ci stiamo cacando sotto. Ti piace convivere con me? Sì, molto. Dai, ma a me piace. Hai detto di no. No, io non so perché ha detto di no. Però se lei ha detto di no, vuol dire che dovrò fare i miei ragionamenti. Non è divertente. Bene, è appena iniziato il video, siamo già in litigio. Tocca a te. La prima volta che mi hai detto ti amo, lo pensavi veramente? Sì. Bacina. Ho avuto una paura. Perché hai avuto paura? Perché fa male sto coso. Ma se tu sei convinta e sicura di aver detto la verità? Perché devi aver paura? Quindi tu prima quindi hai detto che non ti piace convivere con me. Sì che mi piace convivere con te. Non è perché l'ha detto questo coso allora. Senti, secondo me tu stai raccontando tante palle. Ti piace come cucino? Sì. Continuare a cucinare tu. No, è vero, però va detto che Alice cucina meglio di me.
Quindi, prego. Ma non è che cucino meglio, tu non vuoi cucinare. Se ti chiedo di farti una bistecca mi dici che non la sai fare. Queste sono dicerie di paese, non credeteci ragazzi. Allora, hai mai pensato di tradirmi? No, se questo dice il contrario è falso. No. Vedi, ho detto la verità, non ho mai pensato a tre. Anzi, ti dirò neanche col pensiero. Semplice, indolore. Ti piace come mi vesto? Dai! Dipende! Sì o no? Sì! Sì, vedi. No, perché ogni tanto tiri fuori certi outfit discutibili, però generalmente sì. Prego! Troppa verità, voi! Prego! Siamo una coppia onesta! Prossima domanda. Ti piace dormire con me tutte le notti? Sì. Vai, ma spiega, sì. spiega perché ha detto che non è vero. Te lo spiego, perché effettivamente noi due non dormiamo insieme tutte le notti. Come? Io mi addormento spesso prima perché tu devi giocare alla play, quindi alcune volte effettivamente non mi piace perché non dormi con me sin da subito. No. Io dico solo verità, nient'altro che la verità, sono sì, pronto. Vediamo. Vai. Ero più bella quando ci siamo conosciuti o adesso? Muoviti! Quando ci siamo conosciuti! No! E lo sapevo! Dovevo fare la battuta! Sei più bella adesso, amore! Cose da pazze! Hai visto? Io sì. Quando dico le bugie le dico a fin di bene. Vedi? Perché sapevo che tu volevi sentirti dire adesso e infatti ho detto la bugia. Quanto sei fortunata. Scrivete qui sotto nei commenti quanto è fortunata Alice. Sto dicendo se lascia anche meno. Pensi che sono un bravo youtuber? No. In che senso? Ah! Amore, non sai dirle le bugie, vedi? Grazie! Mamma mia, ma quanto la posso amare! Grazie, dammi un bacino! Ok. Vabbè, io dai, sono stata anche gentile adesso, eh. Pensi che sono una brava youtuber? Puoi fare di meglio. Ma? Sì o no? Sì. Avevo detto che puoi. Sì, però secondo me puoi fare di più. Cosa? Nel senso, puoi pubblicare di più. Pubblica troppo poco, Alice, vero ragazzi? Ed è solo per il tuo bene, amore. Se mi dà un'altra scossa hai truccato sto coso. Guardami negli occhi. Hai mai pensato di lasciarmi? Sì. Sì, quando mi fa arrabbiare lo penso. Mi ama! Non riesci a dire le bugie! Secondo te sto meglio con i capelli lisci, quindi piastrati, o ricci? Al naturale? Sempre al naturale, ricci! Davvero? Miseria, ma basta, ma dice solo. No, in realtà, cioè, sì, no, è uguale, perché mi piace tanto sia riccia che liscia. È che dovete capire che Alice è riccia, ma non sta mai riccia, si fa sempre liscia, forse perché è più povera. Allora, metti bene la mano. Io piaccio ai tuoi genitori? Sì, no, sì, cioè, che ne so, sì, tanto. Tanto. Ah! Se non piace ai genitori non ha senso andare avanti. Ma piace ai miei. Perché hai detto di no? Dammi il mio telefono. Perché hai detto Chiamiamo di no? Chiamiamo il mio papà. Chiama tuo papà. Dammi il telefono, è in carica. Chiama tuo papà. Ciao amore.
Ciao papi, tutto bene? Sì, si è svegliata. No, ho dormito alla fine, ma ho una domanda al volo. Dimmi. Cioè, a te piace Luca? Come mio fidanzato? Dicelo, mio amore. Grande Massi! Anch'io ti voglio bene, non vedo l'ora che diventi nonno. Ma perché avevi dubbi, Luca? No, non avevo dubbi. Stiamo facendo un video YouTube, ma la macchina della verità ha detto che a voi non piace Luca. No, penso che anche alla mamma piace tanto. E allora? Ma vai, ma vieni, ma chi sono, Pirletti, dimmi. Vamos! Ti ha pure chiesto se avevi 10 lode. Non mi toccare. Giustamente, rendo felice la loro figlia. Dato come l'hai fatta tu prima, mi hai mai tradito? Assolutamente no, neanche col pensiero. Ma stai attento, Sono sereno. Ma basta, ma è difettata! Ma vedi, non dice più la verità, è difettata! Finito di dire cagate? Non è vero! L'avevo detto, ragazzi, che finivamo per litigare con sto video. Macchina della verità è fake, vedi, l'ha chiamato tuo papà nella prova. Quindi tutto il resto è al contrario? Cioè, quello che ho detto io... Non lo so, ma sicuramente sta macchina della verità è difettosa. Questa è la tua ultima domanda, per me. Quindi pensaci bene. Diresti sì ad un'eventuale proposta di matrimonio? Sì. Ah, no, sì, giuro, sì, falla. Sì. Sto segnando tutto, mi leggo tutto. No, amore, no. Allora, batterò il tutto sulla mia macchina da scrivere invisibile. Ultima domanda per Campolunghi, cioè per me, vediamo, Campolunghi. Mettiletelo bene, Stai attento, perché qui vedremo le tue priorità, amore. Ok. Se il mio compleanno coincidesse con la finale di Champions, di cui la Juve è in finale, salteresti il mio compleanno? Ma assolutamente sì. Amore! Ma sì, ma guarda, lo levo anche. No, guarda, amore. Levo e lo spengo. Ma assolutamente sì, ma non serve neanche la macchina della verità. Ma ci mancherebbe. Metti questa cosa qua. Ma salto la finale di Champions. Compleanno una volta all'anno. Vediamo. La Juve finale di Champions. Vediamo. Sì o no? Salteresti? No, vengo al tuo compleanno. Vengo al tuo compleanno. Basta, ridammi. Avevo detto che dovevamo finire. Basta. Questa macchina della verità non la utilizzeremo mai più. Non la buttiamo. Comunque! No, comunque niente. Allora mi porteresti almeno a vederla con te? Sì. Tu. Ah! No. Credo che tu non faccia ridere. Comunque, siamo arrivati, purtroppo o per fortuna, non lo so, questo dovete dirlo voi, alla fine di questo video. Fatemi sapere se vi è piaciuto, scrivetemi qui sotto nei commenti quale altro video vi piacerebbe vedere a casa Campomuzza con Alice. E vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, mettere un mi piace, lasciare un commento, condividere il video. E noi ci vediamo al prossimo video! Ciao!